Ora, la parola a Paolo Monaco, direttore del CNA Vicenza. Arriva, sì. Buonasera a tutti intanto. Allora, ecco, attenzione agli sgambetti. Io volevo partire anch'io, mi spiace che citiamo tutti Gigi Coppiello che forse è andato via, però sono rimasto abbastanza colpito dalle cose che ha detto in relazione in particolare ai ritardi, no? Eccolo, è lì che fa finta di niente. Ai ritardi, 10 anni, forse anche di più, che stiamo scontando. Auguri, auguri. Auguri ai figli maschi, si dice, no? Allora, no, e ho collegato anche questa affermazione, peraltro che condivido, con anche un recente articolo che ho letto di Ilvo Diamanti, che è di queste parti, insegna a Parigi, ormai è diventata un sociologo di fama internazionale, però Ilvo Diamanti ha detto che forse qua non è più il nord-est dell'Italia, ma stiamo diventando il sud-ovest dell'Europa. Questa cosa fa pensare, siamo a sud della Germania, dei paesi nordici che hanno tutta una realtà produttiva di successo, anche di forza imprenditoriale, e siamo ad ovest della Russia, dei nuovi paesi, delle economie emergenti. Ecco. Sono considerazioni che effettivamente ci devono far riflettere e anche alla luce di quello che stiamo dicendo noi, è chiaro che probabilmente siamo in ritardo, che probabilmente ci sono dei problemi che non si risolveranno in breve tempo, ma che è indispensabile fare rete e quindi lavorare insieme. Lavorare insieme è difficile, però credo è difficile in particolare per noi perché il Veneto è un territorio che vive grazie alla storia dell'imprenditoria nostra e quella di un'imprenditoria individuale, di un territorio che è cresciuto grazie a qualche imprenditore innovatore come Rossi, come lo stesso Marzotto a Valdagno. Sono rimasto anche lì impressionato, mi raccontava Cristiano Seganfredo che segue il progetto Marzotto, tra l'altro anche lì un progetto dove ci sono soldi, investimenti a favore delle nuove imprese create. Mi diceva che nel 1872 il conte, il primo dei Marzotto, aveva creato l'asilo di fronte alla fabbrica. Oggi per noi l'asilo aziendale è una grande innovazione, un grande segnale, no? Di essere avanti, di essere. E invece questo qui era successo 150 anni fa, tanto per dire che forse non serve nemmeno inventarsi, non serve nemmeno parlare di tanta innovazione e tecnologia, bisogna magari anche riscoprire un po' questo modo di fare impresa, questa mentalità. Ed è anche un altro dato che vi volevo portare, che mi lascia anche molto pensare. Il 40% del PIL delle aziende degli Stati Uniti, della borsa di New York, è fatto da aziende che 20 anni fa non esistevano. Se pensiamo che la nostra borsa, abbiamo Enel, Eni, Fiat, i colossi sono quelli che c'erano anche nel primo dopoguerra, nel secondo dopoguerra, vuol dire che forse abbiamo perso già qualche treno. Ecco, queste considerazioni sono premesse di un ragionamento che secondo me è opportuno e non è più rinviabile fare, anche perché noi dobbiamo capire che l'investimento va fatto sulle infrastrutture, ma non solo la Valdastico, Nord, o io sono di origine bolognese, sono 20 anni che a Bologna si parla del passante, della variante di valico che dovrebbe aiutare a decongestionare un po' il tratto dell'Appennino Bologna-Firenze. I lavori sono fermi perché si è opposto il comune di Crespellano, che magari voi non sapete neanche dov'è, però è un comune di 10.000 abitanti che vuole qualcosa in cambio per far passare la strada di là. E quindi noi siamo in questa situazione, mentre magari se andate in Cina, vedete delle autostrade, andate a distanza di 2 mesi, vedete le autostrade a quattro corsie costruite. Quindi
ci sono grossi problemi a livello probabilmente di gestione della gestione del territorio e della produttività. Ci sono delle logiche, dei meccanismi che non sono più riproducibili perché sono deleteri. L'investimento, diceva prima il direttore della Confindustria, no, della DSL, ecco, l'infrastruttura immateriale è quella su cui possiamo investire. Noi siamo ai più bassi livelli della classifica europea come informatizzazione non solo della popolazione privata ma anche delle aziende, quindi un sistema per cui almeno si riesca a usare l'infrastruttura immateriale, quello è realizzabile in breve tempo e secondo me su questo si può investire anche immediatamente. Poi è chiaro, il problema che hanno i comuni, che abbiamo tutti, è quello delle risorse scarse in questo momento, quindi è molto difficile anche agire in una fase storica come la nostra, però secondo me dobbiamo farci forza con le idee, con la forza di un'immaginazione che qua è particolarmente sviluppata e che quindi è una risorsa da cui partire, secondo me. Quindi diciamo che come CNA lo stiamo già facendo, adesso per dire con Confartigianato mi viene in mente, ci stiamo mettendo insieme per fare un progetto con i designer per l'artigianato artistico, lavoriamo insieme perché abbiamo capito che tutto sommato è un po' una necessità ma è anche una scelta quella di dire ci mettiamo insieme, cerchiamo di lavorare per il bene delle nostre aziende, del nostro territorio, perché ormai le associazioni hanno anche questa vocazione al territorio, no? Questa attenzione che va al di là del fatto proprio dell'impresa, perché l'impresa per i veneti è l'identità, nel senso che adesso qui purtroppo abbiamo visto tutto questo succedersi di suicidi che si sono concentrati al nostro territorio, perché l'imprenditore ha la sua faccia, la sua dignità è nel lavoro e quindi è molto importante sostenere il lavoro e far capire che non sono solo gli imprenditori e noi dobbiamo lavorare anche perché ci sia questo cambiamento culturale, quindi il primo passaggio secondo me è proprio culturale, dopodiché da lì si può lavorare anche per qualcosa di più concreto, di più immediato, però ecco, sono contento che siamo qua, mi pare a condividere tutti questa visione per ora.